Andiamo, passiamo al messaggio. Messaggio di Gesù, la voce dell'amore. Amati figli, vi è chiamati ad essere come me. Il Padre vi ha destinati ad essere conformi alla mia immagine. Io sono la sua più perfetta creazione e grande è l'onore e la gloria che Egli ha messo su di voi. Infatti, è sua volontà che tutto ciò che Lui ha creato diventi a mia immagine, perché Egli ama tutta la sua creazione con lo stesso amore. È volontà del Padre, del grande Padre, che voi camminiate come io sono venuto a mostrarvi con il mio esempio, nell'amore e in amore. Non basta che camminate in giustizia. La giustizia è ciò che il maligno spesso usa per ripagare ciò che i peccatori meritano. Quindi, anche occhio per occhio, dente per dente, male per male, vendetta per vendetta e così via. Giustizia. Il mondo con tutti i suoi idoli, compresi religione, politica, intellettualismo e teorie della mente carnale, e con tutta la sua giustizia umana, non è mai riuscito a risolvere i suoi problemi che invece peggiorano. Anche se una perfetta giustizia venisse raggiunta nel mondo, cosa impossibile se il cuore degli uomini non viene rigenerato dal mio Spirito Santo, ugualmente non sarebbe sufficiente senza l'amore del Padre. La giustizia senza amore è come la legge di Mosè. Applicare la punizione dell'occhio per occhio, male per male, vita per vita, morte per morte, vendetta per vendetta, bomba per bomba, guerra per guerra, sofferenza per sofferenza e odio per odio. E i mali che il diavolo ha portato nel mondo vengono perpetuati così, tramite questa giustizia. Ma se volete vincere, se volete spezzare le catene del male, dovete seguire e amare come il Padre ama. Se lo farete, avrete vinto il maligno e il suo male e sarete come me, perché io ho vinto il male con il mio amore. Il diavolo non è solo un essere malefico, ma è anche pensiero malvagio, è anche ideologia ingannevole, è anche modo di vivere egoista, è anche scelte errate. La vittoria non è solo di cacciarlo all'inferno, cosa che avverrà, come è scritto, ma è anche di vincere il suo inganno, che è nella dimensione delle false ideologie, si trova anche lì, e anche vincerlo nelle dottrine false, nella filosofia e nei pensieri dove non c'è Dio, cioè non c'è amore. Il Vangelo che io ho portato è la sola cosa che può vincere il male su tutti i fronti. Sia in questo mondo che nella dimensione dello spirito. E per sconfiggere le ideologie false e ingannevoli che generano le guerre del mondo e la oppressione dei deboli, la tirannia dei malvagi, la sofferenza dei poveri. Il Padre è amore e il suo amore non si ferma alla giustizia, ma va oltre. Davanti a un vero pentimento giunge fino al perdono. Primo Giovanni 4, verso 10. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. E Romani 5, verso 8. Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Alleluia. Amen. Fine del messaggio.